Sì, buonasera. Buonasera, sindaco. Allora, l'abbiamo nominata un bel po' durante questa puntata perché quello che c'è a Torrite è veramente un esempio di rigenerazione urbana e mi sto riferendo alla zona della ex Fornace, no? Io la conosco così perché questo progetto è nato quando io e Alessio eravamo piccoli, quindi l'abbiamo visto svilupparsi, ma a questo punto, sindaco, ci spieghi un po' questo progetto di questa area che era destinata appunto a, c'era una fornace e in questo momento è destinata a, è stata rigenerata e destinata a tutt'altro genere di cose, un esempio per la Valdichiana senese di rigenerazione urbana. Sì, un esempio, devo dire, non è l'unico esempio, è uno dei pochi esempi che c'è a Torrita, ma non l'unico nella nostra Valdichiana senese ed aretina. Diversi anni fa, insomma, nella zona che hai citato tu, è stato fatto un investimento da parte di privati che hanno rilevato l'area e l'hanno riqualificata, dando vita a strutture sia nuove che recuperi anche in pianta organica di vecchi insediamenti che erano produttivi e che sono stati ovviamente rigenerati, e ora accolgono chi centri commerciali, chi una zona di c'è cioè un, una parrucchiera, c'è cioè una palestra, una e poi la cosa è continuata anche con delle zone più residenziali, più diciamo così commerciali spicce da un certo punto di vista, e anche il comune ha fatto la sua parte perché nella zona antistante proprio la stazione ferroviaria, insieme sempre all'investimento da parte dei privati, sono state riqualificate anche le ex officine delle fornaci, le ex officine che hanno poi visto una riqualificazione totale di una galleria, che ci sono negozi, uffici privati, che sono più o meno, come si dice, nel tempo poi hanno più o meno visto la loro apertura e la loro completa, diciamo così, produttività in tutto e per tutto. C'è anche una palestra, c'è una posta privata, c'è vari negozi commerciali. Sono rimaste però, come potete vedere, delle strutture a mattoni faccia vista, mattoni pieni, strutture che rappresentano un contesto significativo, simbolico, da dover continuare a mantenere, perché sono strutture anche da un certo punto di vista belle ed utili da riutilizzare. Ecco, questo contesto che fate vedere con queste slide, sotto la mia, come dice, semplice, spero, descrizione, possono far capire meglio il tutto. Non per ultimo, poi il Comune, ha riqualificato, grazie ad un accordo con Rete Ferroviaria Italiana, ha riqualificato proprio diciamo così, l'ex magazzino merci, eccolo qui, della stazione, e l'ha destinato a Casa della Cultura. È già circa 4 anni che l'abbiamo messo a posto, era il 2017. Se non erro, 29 aprile 2017, l'inaugurazione, grazie anche a dei volontari torinesi, è stato anche abbellito le facciate, e anche gli interni hanno visto e vedono una struttura moderna, ma nello stesso tempo rispettosa anche del passato, e ha riqualificato questa zona in maniera totale, ecco, da un certo punto di vista. Il Comune però devo dire che non si è fermato a questa Casa della Cultura. Insieme anche l'associazione Hauser, sta mettendo insieme un progetto di riqualificazione anche dell'ex biglietteria stazione, quindi l'immobile accanto, che è, diciamo, tutta quella parte è l'unico rimasto un po' bruttino da un certo punto di vista. Questo qui che vediamo giallo sul lato opposto alla galleria, per intenderci, l'ex biglietteria, sala passeggeri, come si dice, che deve essere, sta vedendo un progetto di navigazione da parte della nostra Hauser qui di Torrita. Inoltre il Comune, se scorri con le foto, ha manifestato l'interesse dell'acquisto di patrimonializzazione di un immobile che è l'ex pellificio, l'ex Hamas, per chi è del posto, ed ha visto la partecipazione dei proprietari come un ipotetico anche immobile da acquisire a patrimonio pubblico ed eventualmente poi da risistemare, da rilanciare e da riqualificare, come avete detto anche voi, nel
qualche minuto prima, insomma, grazie anche al professore che ha parlato. Cercheremo di dargli un'ulteriore vita, ci potremmo anche investire delle economie, ovviamente, avvalendosi di bilanci consolidati e sani come ha il Comune di Torrita, magari attivando dei mutui e magari cercando dei finanziamenti esterni che possono essere regionali, ministeriali o perché no europei. Ecco professore, quindi questo è un esempio appunto di rigenerazione urbana. Parlavamo delle stazioni e qui appunto, come ha spiegato il sindaco, con un accordo con le ferrovie, da un vecchio magazzino è stato ritirato fuori una casa della cultura attiva fino a quando il Covid ce l'ha permesso, insomma. Quindi questo è un esempio di rispetto dell'ambiente, della storia, ma anche della cultura di Torrita, insomma, anche del territorio della Val di Chiana. Ma il sindaco di Torrita, che saluto, ha parlato davvero rigeneratore. Lui è un sindaco rigeneratore, nel senso che il linguaggio che ha usato e gli esempi che ha citato sono quelli di cui appunto stiamo discutendo dall'inizio di questa nostra chiacchierata. Potrei sottolineare in particolare il discorso del magazzino ex Ferrovie dello Stato, che si vede lì adibito a Casa della Cultura. Si vede che è un piccolo edificio, ma io ho detto prima, forse quando il sindaco non era ancora collegato, che da un lavoro che fa periodicamente proprio le ferrovie pubbliche degli Atlanti, del patrimonio dismesso, ci sono 1700 stazioni ferroviarie dismesse in questo paese. 1700. Poi insomma, sapete meglio vedere che generalmente i treni passavano dentro i centri abitati o al bordo, quindi non è che parliamo di cose disperse chissà dove, sono manufatti che in molte realtà uno va lì e danno un senso di desolazione vedere le sbarre con cui sono stati messi in sicurezza rispetto a intromissioni, il fatto che ogni volta che vai trovi un pezzo di edificio che se ne cade dal tetto alle cose, insomma, condizioni di massimo degrado, di massima insicurezza, di massimo inquinamento che potrebbero essere facilmente risolti, non facilmente, se si innescassero dei processi proprio di rigenerazione, altre funzioni da quelle ormai perse, che erano appunto quella della stazione, la biglietteria, il servizio ai clienti, il magazzino di deposito e via dicendo. Ce ne sono 1700, così come io adesso non so quante, perché quelle nel nostro censimento, che pure cercando di supplire alla mancanza di quelli ufficiali stiamo cercando di fare, non so quante fornaci ci siano in giro per l'Italia, immagino parecchie però. E beh, trasformare edifici di quel genere in quello che è stato fatto, nelle funzioni, nella molteplicità di funzioni che sono state realizzate a Torrita, significa fare delle operazioni di rigenerazione. E queste toccano anche l'altro discorso che accennavamo all'inizio, che è quello che va sotto l'etichetta di consumo del suolo. Sono decenni che soprattutto le associazioni ambientaliste, gli ecologisti e via dicendo, parlano di consumo di suolo zero, e per la verità trovate in quasi tutti gli strumenti urbanistici questa dichiarazione di principio del consumo di suolo zero. Però anche questa non è una dichiarazione di principio, è una cosa che si deve innestare nel reale. Tu puoi non consumare più suolo rispetto al fatto che la domanda aumenta, si diversifica, fa altre cose, se hai una soluzione di ricambio. Se no, c'è la soluzione di sempre: prendo un pezzo di terreno vuoto e ci faccio un'altra cosa. Se io, l'unica risposta vera al consumo di suolo zero è la possibilità di realizzare delle cose su manufatti, su aree, su edifici, su spazi già esistenti, che io trasformo. Si aggiunge, e questo il sindaco lo sa meglio di me, che se io poi quel manufatto abbandonato, quello spazio non più usato, quella fabbrichetta che è andata,
li lascio lì così, non sono neutri, sono un danno economico, ambientale e sociale per la comunità, e sono in genere, ricadono sulle spalle delle amministrazioni comunali, perché poi devono cercare di assicurare un minimo di sicurezza, devono cercare di assicurare un minimo di rispetto delle norme ambientali, e quindi sono un gravame. Trasformiamo i problemi in soluzioni reali, che sono queste che appunto può dare la rigenerazione. L'ultima cosa, i fondi. Niente si fa senza fondi. In genere le operazioni di rigenerazione sono costose, perché presuppongono mettere in gioco degli oggetti urbani, diciamo, complicati, e trasferirli, quindi dovendo fare poi quelle sì ristrutturazioni, riqualificazioni, recuperi, tutta questa bella roba qua. I soldi dei comuni non possono andare da nessuna parte. Occorrono due condizioni. Una è che ci sia un incontro tra pubblico e privato. Ripeto, in tutte le migliori esperienze europee i risultati si sono visti grazie a questo incontro, su tutti i terreni, ma anche e soprattutto su quello, diciamo, dell'impegno economico. L'altra è che bisogna fare in modo che questi fondi, citavo prima il disegno di legge che ha ripreso la discussione in Senato in questi giorni, stanzia 500 milioni l'anno per operazioni di rigenerazione. Non sono molti, non sono neanche pochi. Il problema è che bisogna spendere la direzione giusta, mentre, ahimè, in quel disegno di legge continua a essere evidente che tu puoi chiedere, puoi accedere a quei fondi per fare qualunque cosa, per fare quello che strettamente si chiama rigenerazione, oppure per sistemare la piazza del paese, oppure per migliorare l'edificio scolastico, che non sono la rigenerazione, sono un'altra cosa, hanno anche altri canali di accesso ai finanziamenti. Lasciamoli stare per conto loro e finanziamo la vera e propria rigenerazione. Allora, io prima di fare la domanda che ci è arrivata in diretta al sindaco, chiederei appunto a Giacomo, al sindaco di Torrita, quali altri progetti sono per il comune, per quanto riguarda prima il comune di Torrita, poi se vuole anche parlare di un'area un pochettino più vasta della Val di Chiana. Quali sono i progetti per il comune di Torrita per quanto riguarda la riqualificazione e o la rigenerazione? Ma abbiamo come amministrazione abbiamo anche due immobili che sono uno di prossima cantierizzazione, quindi il centro storico in piazza, l'attuale biblioteca, che praticamente vedrà una ristrutturazione completa dei piani primo e secondo, dove ora c'è tre uffici, la biblioteca comunale e l'archivio storico al secondo piano. Quindi vedrà una ristrutturazione completa con l'abbattimento barriere architettoniche, l'installazione anche di un ascensore e la suddivisione interna di tutti questi due piani per accogliere 10 uffici comunali che attualmente sono dislocati altrove. Contestualmente stiamo attivando l'adeguamento impianto antincendio e anche una diversa distribuzione di spazi interni dell'immobile ex scuole via Roma, che sono state scuole muletto fino a qualche mese fa delle nostre scuole medie e hanno visto nei decenni passati, nel secolo passato, diciamo così, le scuole elementari di Torrita Paese, insomma le scuole elementari del mondo di Amicis di Torrita Paese. Lì su via Roma troveranno collocazione sia l'attuale biblioteca, sia l'archivio storico, sia tutto il piano primo verrà dedicato alle aule, alla sede della sala di musica della nostra banda cittadina. Quindi diventerà una scuola di musica che ora attualmente è su un immobile qui del centro storico in via Toma Maestri, che a sua, diciamo così, in conseguenza vedrà anche lì la completa ristrutturazione. Quello si parla di un progetto del 2023 tendente al 2024, insomma non prossimo, quindi faremo un grado e saremo in grado di parlarne avanti sicuramente. Ora di immediato esecutività e come cantierabilità abbiamo l'immobile qui in piazza, quindi la biblioteca qui in piazza Matteotti, e l'immobile di via Roma, che vedrà, oltre al trasferimento della biblioteca, anche la riqualificazione e una nuova
rigenerazione non urbana ma funzionale, questa non è proprio urbana ma più funzionale, e di utilizzo degli spazi. Via Roma sono due piani da 450 metri quadri l'uno, e quindi vedranno l'utilizzo, spero, migliore rispetto non a quello che hanno fatto ora, ma rispetto all'utilizzo consono, che era una scuola, e ora vedrà sì una scuola ma di musica al piano primo, e una zona biblioteca, consultazione libri e consultazione archivio storico al piano terra, oltre ad altre due stanze che verranno dedicate a una sala mostra e una sala per le associazioni culturali del luogo, che hanno sempre bisogno di spazi per ritrovarsi e per fare due parole, sperando ovviamente che le videoconferenze come questa di oggi siano fra poco, diventeranno insomma delle eccezioni, quindi si ritorni a fare delle chiacchierate in presenza, come mi ricordo anche il dottor Bianchi fece a Civitella in Val di Chiana qualche mese fa. Io ero presente un sabato mattina, insomma, insieme anche a Stefano Biagiotti, insomma, fece un bel convegno e proprio si parlava di rigenerazione urbana, se non mi ricordo male, e anche Civitella era dentro a dei progetti interessanti. Il posto dove facemmo questa conferenza era proprio un posto rigenerato a livello urbano e aveva avuto una seconda vita molto bella, a quanto ne posso capire io. Ecco, io, Vale, scusami se posso approfittare, visto che comunque ci sono anche delle domande, volevo terminare un attimo il discorso riguardante la fornace di Torrita, perché siccome mio nonno lavorava nella fornace di Torrita, quindi ci tengo a fare la domanda, del fatto di vedere comunque è stato un lavoro che ha cambiato un po' il volto di quella zona di Torrita, che possiamo prendere come esempio di tanti altri progetti che sono accaduti in Val di Chiana, che comunque non hanno, non è un progetto che ha riguardato pochi anni, è necessario un lavoro di pianificazione di più anni, e come ha detto prima anche il professore, è necessario anche una compartecipazione di progettualità pubblico e privata. Quindi io chiedo al sindaco di Torrita, è ovvio che questo tipo di lavoro, che ancora non è finito, perché lui ci ha parlato anche di progetti futuri sempre per l'area, ha coinvolto più amministrazioni, ha coinvolto molti anni. Ecco, com'è stato possibile fare questo progetto che ha anche previsto la modifica della viabilità? Ogni amministrazione ha messo un pezzettino, ma c'era una pianificazione generale? C'è stata una pianificazione complessiva anche dell'area? Oppure ogni mandato amministrativo ha messo un pezzettino a seconda delle disponibilità anche dei privati o dei finanziamenti pubblici che avvenivano? Ma c'è stata... Il dottor Bianchi, userò dei termini tecnici anche perché come base sono un tecnico, sono un geometra, quindi il dottor Bianchi mi capirà molto bene. La zona era tutta ed è tutta una zona soggetta a piano di recupero. Prima era un piano di recupero unico che prevedeva praticamente da via Meucci fino a via Achille Grandi, fino a tutta la zona del Poggiolo, tutto un unico grande piano di recupero. Piano di recupero che poi è stato intelligentemente dalle amministrazioni precedenti alla mia suddiviso in più lotti e più stralci funzionali, e ha visto piano piano, uno dietro un altro, la riqualificazione di praticamente tutta l'area. L'unica zona, ripeto, che è rimasta ancora non recuperata, ma ancora soggetta al piano di recupero, è praticamente l'area ex per l'edificio Camarz, per intenderci, e che vedrà, spero, nei prossimi anni l'ultimo colpo di coda da parte magari dell'amministrazione, se riuscirà a chiudere questa trattativa da un certo punto di vista con gli attuali proprietari. Abbiamo, ripeto, manifestato l'interesse e loro hanno partecipato a questa manifestazione di interesse pubblica, e ci stiamo, come si dice, mettendo d'accordo su alcuni piccoli dettagli tecnici. E l'opera è venuta, se non mi sbaglio, insomma, ci hanno lavorato dai primi anni 2000, quindi si parla già di 20 anni fa, di 20 anni o forse anche 25 o tendente ai 30, perché lo sfondo di via Rosseto e l'inizio di via Mazzini, praticamente questa parte finale che poi confinava con la stazione ferroviaria, ha visto anche dei movimenti di quote per quanto riguarda le viabilità importanti, perché prima il manto stradale era una quota differente rispetto a quello che c'è ora rispetto alla ferrovia, e quindi sono state fatte delle opere importanti. Poi alla fine abbiamo anche come amministrazione nell'anno 2015, se non mi sbaglio, a fine anno 2015 abbiamo anche, tra virgolette,
creato una viabilità che porta tutti in quella zona in maniera obbligata, perché facendo una serie di sensi unici abbiamo cercato di far vivere meglio, magari con dei circuiti un po' più lunghi ma più omogenei e meno caotici, quello che prima invece era un doppio senso di scorrimento su via Mazzini, che ripeto negli ultimi mesi è stata anche riqualificata a livello di viale, quindi insomma stiamo completando i lavori, abbiamo avuto dei problemi più che altro tecnici con le ditte esecutrici, ma quando si fa un cantiere dobbiamo mettere anche in conto che alcuni slittamenti di tempi ci possono essere, però insomma sta avvenendo e sta arrivando alla conclusione finalmente dopo qualche mese di ritardo, e credo che insomma tutto il giro poi rappresenti quello che di bello possiamo offrire anche come organizzazione urbana, quindi passando da via Grosseto, che è una delle vie più larghe e più belle che abbiamo, arrivando davanti alla stazione giriamo intorno alla zona che avete fatto vedere voi prima nelle slide e poi ci rinseriamo in via Mazzini e riarriviamo fino al centro del nostro più, diciamo così, per tutti il piano di Torrita, per intendersi, quindi il punto di snodo poi è l'incrocio tra via Mazzini e via Loretana, la rotatoria all'incrocio davanti al bar Tremori. Non faccio lo sponsor a nessuno, ma il bar Tremori è un punto di riferimento urbano anche di Torrita, quindi, e poi si riparte, ecco, per intenderci, quindi veniamo verso Torrita Paese oppure andiamo verso Montepulciano, oppure possiamo rifare un'altra volta il giro, come si dice. Tante volte uno non l'ha visto bene, può rifare un'altra volta. Quindi questo è quello che abbiamo avuto, ripeto, durante almeno 4 sindaci, ecco, quindi si parla di almeno 25-30 anni di vita, insomma, anche perché, ripeto, sono interventi che non sempre sono immediati. Ora, all'eccezione della Casa della Cultura, che è iniziato e finito, ma un immobile di 200 metri quadrati, insomma, abbastanza compatto, non presentava grandi problemi strutturali, quindi, però, ad esempio, l'ex pellificio, se concluderemo la trattativa, spero di sì, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è un investimento che il Comune magari farà nell'arco dei prossimi 5, 6, 10 anni, insomma, non domani all'altro, sicuramente. Oh, io a questo punto, Ale, se sei d'accordo, leggerei la domanda che è arrivata. L'abbiamo nominato e lui si è palesato, del professor Stefano Biagiotti. Allora, ed è rivolta proprio al sindaco di Torrita. La zona della Val di Chiana ha molte aree da rigenerare. La politica ha mai pensato di procedere ad un piano di rigenerazione, un piano d'area vasta di rigenerazione? Il sindaco Grazzi potrebbe prendersi l'impegno di farsi portavoce verso i sindaci, visto che da oggi è il sindaco rigeneratore. Ecco, tradotto, avete mai pensato ad un progetto di rigenerazione di area vasta? Ma sinceramente, come sindaci della Val di Chiana Senese, abbiamo, oltre che fare un progetto di area vasta come rigenerazione, abbiamo fatto forse anche di più, perché abbiamo fatto e stiamo mettendo insieme il piano strutturale intercomunale, che è un meccanismo, diciamo così, il primo tassello e forse il tassello più importante, è la colonna dorsale di tutto quello che poi ruota intorno al recupero anche urbano di aree come quella che abbiamo descritto fino a pochi secondi fa. In tante zone della nostra Val di Chiana Senese, nei 10 comuni, ci sono qua e là delle zone, dei volumi grandi che negli anni 800-900 servivano per certi tipi di attività artigianali o semi-industriali, e che ora hanno visto, come si dice, la sua morte, e sono rimasti questi ruderi e queste cattedrali, magari mattoni pieni, che all'epoca c'era quello, non c'era il cemento armato, o magari delle strutture che vedevano anche strutture anche in acciaio, magari che hanno visto piano piano cadere il tetto, come faceva prima riferimento anche il dottor Bianchi. Ovviamente le strutture di tetto, prima c'erano tutti i tetti in legno, di conseguenza il legno, se non lo mantieni, dopo un poco collassa e cede, anche il cemento armato, ma il legno è un pochino più a livello ambientale, cede un po' di più velocemente. E quindi non è escluso che tanti comuni facciano quello che, ripeto, è stato fatto in decenni a Torrita. E ripeto, ancora dobbiamo finire noi, quindi è una zona abbastanza anche limitata, perché si parla di, saranno 5-6 ettari in tutta questa zona nostra di cui parlavamo, quindi non è una zona grandissima, una zona, saranno, ripeto, 50-60 mila metri quadrati, non di più,
che vedevano volumi qua e là e volumi dove c'erano le fornaci, quindi le vecchie fornaci. Infatti il centro commerciale dove insiste questa zona si chiama centro commerciale Le Fornaci, insomma, quindi. E sono convinto che tante zone della nostra Valichiana Senese, ma anche quella aretina, hanno delle zone da poter riqualificare, dei volumi morti rimasti lì. La regione toscana incita queste riqualificazioni. Sono convinto che, insomma, non è che c'è bisogno del sindaco rigeneratore. Penso che tutti i sindaci possano tranquillamente fare la propria parte, chi più magari toccando l'aspetto tecnico, chi più l'aspetto morale. Ripeto, a me forse mi viene più facile capire le potenzialità perché vengo da quella storia, da quella vita vissuta di tecnico, ma ci sono tanti colleghi che non fanno i geometri, che non sono tecnici, ma che hanno altre vedute importanti e, avvalendosi di tecnici di fiducia, sono convinto che potranno riqualificare. Viene in mente anche la stazione a Montepulciano, la stazione stessa a Sinalunga, insomma, ora per citarne due che ho vissuto e che vedo e che mi ricordo più che altro, sono due esempi anche lì di riqualificazione, insomma. Poi chi la utilizza in una maniera, chi la utilizza in un'altra. A Torino c'era questa necessità di fare questa casa della cultura, di cercare eventualmente quest'altra zona che sarà, spero, l'ex pellificio, l'ex Camaz, e poi, ripeto, ognuno ci metterà del suo, ma sono progetti, ripeto, a lungo respiro, che si parla di 5, 6, 10, 15 anni, insomma, non in due giorni si fa poco, anche perché ricordo, insomma, che i comuni non è che navigano nell'oro, cercano di spendere le economie, ora lasciando stare questa pandemia che ci è capitata, ma cerchiamo, insomma, di dare risposte anche ad altri settori che non sono solamente quelli della rigenerazione urbana, per quanto importante e per quanto strumentale anche per sviluppi futuri, insomma. Quindi sono convinto che quello che è stato fatto alla stazione abbia portato un beneficio economico a tutta Torrita, però siamo partiti da lì, piano piano, passo dopo passo, cerchiamo di sviluppare i progetti più o meno di ampio respiro e di ampia scala. Ecco, hai citato varie realtà nel territorio senese, ma anche sul territorio aretino potremmo ripetere altri questo modello, tipo, che ti posso dire, l'ex zuccherificio di Foiano potrebbe essere un altro progetto da sviluppare. Zuccherificio Castiglio Fiorentino, dici? Sì, Castiglio Fiorentino. Sì, sì, sì. Anche lì so che l'amministrazione di Castiglio Fiorentino, guidata da Mario Agnelli, che non è della mia, come dice, parte politica, ma quando uno fa il sindaco, insomma, deve essere valutato non per l'aspetto politico, ma per l'aspetto tecnico-amministrativo. So che si stanno muovendo e ci sono dei progetti in essere, perlomeno valutativi, e sono convinto che queste aree, ripeto, che hanno visto cambiare per motivi di mercato, per motivi di moda del momento, per motivi mondiali, il proprio destino, sono convinto che amministrazioni intelligenti sappiano sfruttare anche quelle leggi regionali che spesso sì ti vincolano e ti stratutelano da un certo punto di vista, però parecchie volte non permettendoti di fare certe cose ti invogliano e ti stimolano a farne altre, insomma. Parecchie volte, insomma, ci lamentiamo dei beni vincolati o dei beni tutelati da un certo punto di vista, dalla sovrintendenza, da altri enti che mettono questi vincoli, però devo anche dire che parecchie volte in Toscana si vede cose che in altre parti del mondo non si vedono, proprio per questo motivo, insomma, quindi, che hanno delle rigenerazioni vincolate, ed è per questo che si viene sfruttato e viene incastrato il moderno con il vecchio o con lo storico, in maniera divertente, bella e funzionale soprattutto, no? Quindi sono convinto che anche Castiglio Fiorentino, l'ex zuccherificio a cui facevi riferimento te, potrà vedere magari una nuova vita sotto un'altra veste. E un'ultimissima domanda per il sindaco, che è un po' quella che faccio un po' a tutti gli ospiti in questo periodo. Viviamo nel periodo di pandemia, e quindi per le istituzioni, per gli amministratori pubblici, ovviamente è fondamentale reagire all'emergenza ed essere sempre disponibile e pensare all'immediato e al presente, perché siamo in una situazione di emergenza. Ecco, in questo periodo quanto è difficile organizzare e pianificare progetti a lungo termine, cercando di mettere insieme queste due criticità, quindi l'emergenza attuale e la necessità di pianificare nel futuro
lui come la sta vivendo e cosa ci può dire su questa, su questo argomento. È un po' quello che ti dicevo prima. Quando ai cittadini gli dici che c'è da trovare, o abbiamo trovato 10, 15, 20, 100 mila euro per fare un'opera pubblica, un'opera di rigenerazione, una sistemazione di un marciapiede, parecchie volte in questi momenti, da un anno circa, ci guardiamo negli occhi con la giunta, con il gruppo di maggioranza e anche col gruppo di minoranza, e cerchiamo di, sì, di guardare alle mascherine o a dare 100 euro di detassazione magari ad un'attività che potrebbe non navigare in acque troppo buone dovute anche alla pandemia. Però parecchie volte ci cerchiamo di impegnare per vedere non al problema di domani, che comunque sia, per quanto bravo sia un sindaco, per quanto brava sia una giunta, per quanto bravo sia un consiglio comunale, domani il problema rimane, ok? E quindi ci cerchiamo di guardare almeno a domo all'altro, quindi a un po' più a lungo respiro, per cercare di investire sul territorio economie che a larga scala o a breve scala, a media durata, potrebbero portare economie sul nostro tessuto. L'esempio, ripeto, della Casa della Cultura: la Casa della Cultura non è nient'altro che una rigenerazione di 200 metri quadrati, faccio l'esempio quello perché l'abbiamo gestito in tempi anche rapidi e abbiamo concluso, ed ha portato poi lì dentro un susseguirsi di episodi, di convegni, di manifestazioni. Ora, ripeto, con questa pandemia non si è fatto più niente da un anno, però si spera che finisca questa pandemia, cioè si spera che queste mascherine prima o poi si buttino, se no è inutile trovarsi qui e parlare di generazione urbana. Si poteva parlare di vaccini e basta, e si era fatto anche prima forse, perché tanto ne sapevo niente. Io dicevo, ragazzi, io non ne so niente, arrivederci a tutti e buonasera. Quindi siamo qui a cercare di pianificare che cosa? Il futuro, cioè con un minimo di visione, un minimo di progetto, un minimo di speranza, chiamatelo come credete meglio. Come? Cercando di pensare, di immaginarsi come vorresti la tua cittadina, la tua provincia, la tua zona nel 2050. Questo è il concetto, insomma, non del 2030, perché 2030 ci siamo già, nel 2050, quando il mio nipote, che ancora non c'ho, può darsi debba fare e debba utilizzare, perché aveva 30 anni, la stazione, oppure un negozio, oppure una casa, oppure un terreno che nel frattempo è diventato edificabile, oppure ci abbiamo fatto, fa conto, un campo sportivo di rugby, che ne so, non lo so, e questo è un po' l'esempio. Quindi cerchiamo di gestire le due cose, l'emergenza, ok, impegnandosi quotidianamente, bla bla bla, però dando anche una prospettiva nel medio-lungo periodo, forse meglio-lungo che meglio, mettendo dei progetti a bilancio, progetti che, ripeto, inizieranno ora e finiranno fra 2, 3, 4, 5 anni, quando non ci sarò più io, ci sarà qualcuno al posto mio. Sarà qualcuno che mi sta simpatico, meglio, se è qualcuno che mi sta antipatico va bene uguale, e comunque sia io andrò a godere di quel bene, che è un bene comune, insomma. Quindi senza, ripeto, non cercando di tappare la buca, perché tanto se tappi la buca, in quella buca domani la buca ci riviene, parlo degli asfalti o delle, e così come il lampione tanto si rifulmina uguale il lampione. Però se fa un'opera pubblica che vede cambiare, modificare tutta un'intera area, quell'opera pubblica sarà goduta nei prossimi decenni, non sarà un'opera pubblica che vedrà l'immediata utilizzo e finisce domani all'altro. Questo è un po' il concetto. Quindi cerchiamo di gestire l'emergenza, ma di programmare e di vedere anche la struttura futura. Ecco, penso che il professor Bianchi, insomma, sia d'accordo con me, perché se no, se si pensa solamente a sta pandemia, ripeto, è inutile trovarsi qui e parlare di generazione urbana, bisogna parlare di vaccini e facciamoci i vaccini e festa finita, insomma, questo è il concetto. Eh sì, perché alla fine è un po' quello che dico io, no? La vita va avanti oltre la pandemia, bisogna comunque pianificare e progettare, perché insomma si spera che questa situazione in un modo o in un altro passi e che rimanga un vecchio ricordo e che faccia parte dei libri di storia, perché ovviamente è già storia. Prima di chiudere, appunto, volevo passare un attimo la parola per le conclusioni finali al professore, e io non ho altre domande. Se te, Ale, sei a posto, farei concludere un attimo il professore. Intanto vorrei dire che sono ovviamente d'accordo col sindaco quando dice che bisogna pensare
al medio, meglio ancora a lungo termine. D'altronde chi fa il mestiere che faccio io, che fa per altri versi anche lui, cioè quello di chi fa l'urbanista, di chi fa l'amministratore di un comune, non può che essere quello di guardare, come dire, per gli altri. Un urbanista raramente nel suo tempo di vita vede realizzate le cose che ha pensato e che ha pianificato, a differenza dell'architetto che ci riesce quasi sempre, progetta una casa, una chiesa, la vede. L'urbanistica ha bisogno di tempi altri, e i tempi di oggi sono appunto il 2030, se vogliamo dire, dietro l'angolo, ed è il tempo medio, diciamo, di una pianificazione anche di carattere amministrativo. Un piano si fa a 10 anni, non si può fare a meno, però è il tempo giusto, il 2050, perché appunto la vita alla quale dobbiamo pensare, quindi le città in cui vivremo, i borghi in cui vivremo, sono quelli di fra 50 anni, quindi meglio dire in cui vivranno i nostri figli e i nostri nipoti. Due cose, se ho un minuto per fare una conclusione, prendere da quanto ha detto il sindaco e da quanto ha detto Biagiotti con il suo intervento. Hanno messo in evidenza due pilastri portanti della rigenerazione, che sono quello del tempo e quello dello spazio. Il tempo è quello, l'ho detto adesso, lungo guardando avanti, come è stato lungo, ha detto il sindaco, quello per fare cose nemmeno troppo straordinari, 20-25 anni, devo tornare indietro. I tempi della rigenerazione saranno ancora più lunghi. D'altronde in questo paese lo spartiacque è stato costituito appunto dalla Seconda Guerra Mondiale, e se togliamo poi i 10 anni immediatamente successivi, quelli degli anni fino a metà degli anni 50, la vera e propria ricostruzione in cui non potevamo guardare tanto per il sottile, in cui certamente non era difficile pensare in termini di programmazione, ma da lì in avanti la cosa ha avuto un verso indiscutibile, che è stato quello della politica dell'espansione urbana. Da un certo punto in poi si è cominciato a riflettere sui danni, sugli inconvenienti che questo modo di fare politica urbanistica e più in generale governo del territorio comportava. E ora si sta piano piano introducendo una cultura appunto della rigenerazione, del ricostruito piuttosto che del nuovo costruito. Ci vorranno tempi lunghi per vederla in essere. L'altra dimensione è quella spaziale. Biagiotti parlava dell'area vasta. Di per sé la rigenerazione, che attiene, come ho detto prima, diciamo al livello pianificatorio, mentre la riqualificazione o la ristrutturazione attengono al livello, diciamo, progettuale ed esecutivo, di per sé ha bisogno di una dimensione la più vasta possibile, perché le politiche si fanno a larga scala, perché non esistono monadi, non c'è la possibilità che un comune vada per conto suo, perché comunque risentirà di quello che fanno i comuni vicini. Quindi questa dimensione area vasta è anche un termine tecnico, come il sindaco sa, che è molto usato anche nella legislazione urbanistica. Poi quanto è vasta bisogna stabilirlo, però certamente la dimensione per fare della rigenerazione più ampia è, meglio è, più comprende realtà spazialmente diffuse, perlomeno quelle che tra loro in qualche modo inferiscono, tanto meglio è. Questo è un po', diciamo, quello che bisogna cercare di introdurre quando si fanno operazioni che io ritengo essenziali in questa fase, di elaborare e diffondere una cultura della rigenerazione. E questa è la prima cosa che serve. Nelle nostre scuole, parlo di quelle in cui questi ragionamenti si cominciano a fare, quindi gli ambienti universitari, ma forse bisognerebbe cominciare anche prima, questi discorsi non si fanno, e se si fanno oggi si fanno in maniera, come ho detto all'inizio, poco corretta. Il DDL a cui facevo riferimento prima c'è un capitolo, c'è una proposta che è quella del piano della rigenerazione,
la considero, come dire, un fatto positivo dal punto di vista dell'enunciazione. Va bene, perché significa che ho capito che serve un vestito su misura per questa cosa. Poi, siccome ho anche una qualche esperienza della complicazione normativa, legislativa, con la quale chi lavora con queste cose dai comuni alle regioni si trova a avere a che fare, ci si può spaventare di fronte a un altro strumento urbanistico aggiuntivo. Bisogna saper studiare le cose. Certamente, però, quello a cui non possiamo rinunciare è provare a diffondere una cultura della rigenerazione urbana, perché significa pensare alla città, al territorio, all'ambiente nel quale vivranno appunto i nostri figli e i figli dei nostri figli. Bene, allora, se non ci sono altri interventi, se anche il sindaco non vuole aggiungere altro, a questo punto, Ale, io penso, direi chiusa questa puntata così ricca della V-Live, perché... Lunga e ricca. Sono usciti tanti, tanti spunti anche per progetti futuri. Nonostante la pandemia, bisogna guardare avanti e dare nuova vita a cose che magari sono in disuso e adibirli appunto a una nuova concezione. Allora, io ringrazio il professor Bianchi e il sindaco di Torrita, che è un po' corso, ti abbiamo fatto un po' correre, ma è la vita dei sindaci, sempre di corsa, no? E quindi io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti. Grazie a voi, grazie e, davvero. Vi salutiamo. Grazie a voi, grazie. Grazie, auguri a voi live. Un saluto al dottor Bianchi, che ripeto, è un competentissimo della materia, e spero che venga a darci il suo supporto tecnico anche negli ultimi rimasti non qualificati e non riqualificati qua giù a Torrita la Scala. Grazie. Grazie, signor sindaco, sarà un piacere. A presto.